Guardi, io non sono soddisfatto perché per natura piace sempre vincere, anche perché secondo me meritavamo la vittoria. Quindi abbiamo subito, sono arrabbiato perché abbiamo subito questo gol quando non ci voleva, era finita la partita, dovevamo gestire meglio l'ultima palla prima del fallo e quindi sono arrabbiato per quello, però devo fare i complimenti alla squadra perché comunque ha tenuto testa a una squadra che secondo me ha un budget 3 volte al nostro, quindi secondo me noi abbiamo fatto una partita, la partita che dovevamo fare, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, se non erano un paio di volte con Gerardi, una volta con Petrovic, quindi potevamo fare meglio, una palla di Zamparo dove non ci è arrivato per poco. Quindi noi abbiamo fatto la nostra partita e sono soddisfatto, anzi questo pareggio ci deve far ancora più arrabbiare, cioè nel senso che giocare le prossime partite ancora di più col sangue agli occhi, perché quando facciamo questo mettiamo carattere e anche una discreta tecnica, secondo me noi ce la giochiamo con tutte le squadre. Noi dobbiamo fare un campionato per salvarci, quindi secondo me nelle due partite noi abbiamo meritato i punti che abbiamo. Anzi, forse con un po' di rammarico potevamo tenere qualche punto in più. Partenza mista difficile, no? In primo quarto d'ora avete avuto forse un po' di timore? No, eravamo un po' pieni nelle gambe, loro forse pure il terreno di gioco, che noi giochiamo sul sintetico, quindi magari l'adattamento al terreno di gioco è stato un po' difficile. E comunque devo fare, cioè, la squadra avversaria è una squadra di valore, quindi era normale che noi potevamo subire. Poi una volta che ci siamo assestati dopo il quarto d'ora, secondo me siamo stati bene in mezzo al campo, abbiamo fatto le nostre giocate, potevamo sfruttare meglio certe azioni dove magari abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio o la conclusione in porta. E quindi cioè, è venuta una partita per come l'avevamo preparata, quindi sono contento di questo e sono soprattutto fiero dei ragazzi perché non mollano mai e quindi vederli dispiaciuti al 95esimo dopo un pareggio dispiace perché vuol dire che non si accontentano, perché oggi un pareggio prima di iniziare ci poteva stare, anzi lo prendevamo per buono, però poi per come si è fatta la partita abbiamo perso 2 punti. Quindi vedere i ragazzi arrabbiati come lo sono io, questa è una cosa positiva perché vuol dire che hanno acquisito la mentalità, che le partite vanno vinte, poi se c'è l'avversario che è più bravo gli diamo la mano e gli consegniamo i punti, però oggi secondo me noi siamo stati alla pari degli avversari. Quando dico, sì, quando dico che noi dobbiamo essere tutti attaccanti, tutti difensori e tutti centrocampisti, in quel caso sulle palle da fermo un difensore che viene attaccato io lo considero un attaccante, quindi hai fatto bene, ti ringrazio per questa cosa che sei sottolineando, perché le palle da fermo noi le prepariamo durante la settimana e anche oggi ci sono riuscite come domenica scorsa, quindi sono stati bravi sia chi è andato sulla palla per batterla che chi è andato poi alla conclusione, quindi questa è un'altra nota positiva che noi ci portiamo appresso. Dobbiamo crescere, il campionato è lungo, mancano 36 partite, però sinceramente dopo tutto quello che è successo alla seconda giornata avere 4 punti è tanta roba. Mister, ti è dispiaciuto di più per come è arrivato al di là del minuto il primo o il secondo gol? Anche far gol e poi prenderlo subito dopo. Ma guarda, quello ci può stare perché c'è una, sicuramente noi dobbiamo stare più attenti perché mancava pure pochi minuti alla fine del primo tempo, quindi però ci può stare perché lì l'avversario è stato bravo, cioè ha fatto una grande azione, ha sviluppato bene sulla sinistra, poi Carraccio l'ha fatto un anticipo da vero giocatore, quindi sinceramente lì ci possiamo fare poco, chiedo sempre l'attenzione, però lì sono stati bravi gli avversari, ma alla fine per come è ci eravamo difesi fino a quel momento, cioè una palla da 50 metri per giunta battuta dal portiere, dovevamo stare un po' più attenti. Quindi sono più dispiaciuto per quello, perché poi ha scatenato pure il risultato, cioè nel senso che ha dato il risultato definitivo e quella è la cosa che ci lascia rammaricati, però dobbiamo essere positivi, eh. Non è che rammaricati sì, ma positivi perché abbiamo fatto comunque un risultato importante. Con l'uscita di Ferrani si è forse abbassato?
abbassato il livello della difesa, la statura della difesa? No, perché abbiamo messo poi Boccaccini che è altrettanto alto, sì, ma dopo 5 minuti era un cambio da fare, perché sa bene con i tre cambi, cioè noi 5 cambi come numeri, ma i tre momenti ti condizionano un attimo, e quindi ho dovuto un attimino 5 minuti pensare, e perché avevo pure scappi ammonito, quindi volevo un attimo vedere e non rischiare. Però è normale che il nostro capitano è un giocatore che si fa sentire, forse in quel momento magari poteva portare la difesa un po' più alta e rischiare di meno in quella palla, però diciamo che in quella situazione dovevamo stare attenti tutti, dal portiere a chi marcava, e quindi non dovevamo proprio arrivarci lì. Un difensore che fa un gol di tacco, l'aveva visto ancora lei? Allora, non dico di tacco perché noi figure... Però quello, quello è un movimento che abbiamo studiato in settimana. No, di tacco no, però è un movimento ad anticipare, che l'abbiamo fatto, lavorato su quel tipo di tiro cross. Quindi, però il fatto del tacco è stato bravo lui, quindi... però lui è uno che ha alle spalle campionati da centrocampista, quindi... Ci può stare che lui ha un buon piede nonostante la statura, quindi è stato bravo, ma soprattutto nei tempi, al di là del fatto del gesto tecnico, che non è facile vederlo per un difensore, come dice lei, però è stato bravo nei tempi, e quindi vuol dire che loro, questo mi dà sicurezza, perché così loro capiscono che quando proviamo delle cose ci devono credere a quello che noi diciamo, perché poi alla fine ci riesce. Sì. No, l'ho visto un attimo in difficoltà, ha dato tanto, era un po' sulle gambe. Kenneth è un giocatore importante in mezzo al campo, però oggi ha sbagliato molto, oggi, perché era poco lucido. Ci sta perché è uno che lavora molto, corre molto, e quindi mettere un giocatore esperto come Montanari in quell'occasione ci poteva stare. Grazie. La prestazione è stata ad assoluto livello. Non crede che alla lunga un campionato con un girone così complicato avete bisogno di qualche ricambio di maggior qualità? Guarda, noi, vedi, oggi noi siamo una squadra che si deve salvare. Noi abbiamo, tra qualche settimana, quando riusciamo a rinvincolare, chi è di Rimini lo sa perché ne parliamo tutti i giorni, è un tema giornaliero. Sappiamo che dobbiamo rimpinguare la rosa degli under, perché comunque noi siamo una società che ha bisogno di giocare con gli under per fare minutaggio. Quindi ecco, i punti forse lasciati oggi mi rammarico, perché avere 2 punti ancora in classifica per noi è tanta roba, quindi fare i punti e metterli in cascina per noi va bene, quindi più ne facciamo meglio è. E noi siamo una rosa costruita in ritardo, cioè mentre gli altri ad agosto facevano la preparazione, noi abbiamo fatto preparazione, amichevoli, squadra e Coppa Italia, quindi diciamo che questa è la 6ª settimana che siamo assieme, e già secondo me, poi ognuno la vede a modo suo, sviluppiamo un buon gioco, quindi sembra che stiamo da tanto tempo assieme, e questo devo dare merito ai ragazzi, perché veramente abbiamo scelto degli uomini giocatori, quello che io voglio. Per me la tecnica, la tattica è importantissima nel calcio, però va superata, soprattutto quando non hai tanti mezzi, va superata con il cuore, con la grinta, con la determinazione, con la testa, con la voglia di fare. Quindi oggi, fino ad oggi, loro hanno fatto questo, quindi va dato merito a loro, e ripeto, il risultato per me va benissimo e deve essere preso come positivo, ma mi dispiace per loro per quello che hanno dato, quindi noi siamo contenti di quelli che abbiamo, e dobbiamo cercare di fare i punti, dobbiamo fare i punti e arrivare, perché rispetto agli altri anni quest'anno è un po' più difficile, nel senso che i play-out sono allargati a più squadre, quindi non vedo in questo girone, come ha detto lei, Cenerentole, quindi tutte le partite sono difficilissime, con l'allargamento degli over nelle liste, tutte le squadre, soprattutto quelle di blasone importanti, si sono attrezzate, quindi cioè, vedo pure... Per esempio, secondo me la Feralpi è una squadra che nell'organico è una squadra forte, poi magari si può
trovare qualche intoppo, perché magari qualcosa non ancora ruota bene, però ci sta, però è una squadra che la lunga farà, sicuramente la troveremo nelle prime posizioni, perché ha giocatori troppo importanti per la categoria. Noi non ce lo possiamo permettere e dobbiamo fare con quelli che abbiamo, che ripeto che per me sono i migliori, quindi va bene così. Nel primo tempo secondo me la Ferrappi ha fatto una buona gara. Non siamo stati pericolosissimi, però siamo arrivati varie volte al tiro. Alla prima occasione abbiamo preso gol, un'altra mazzata sulla testa. Ti sembrava di rivivere un po' la settimana scorsa. Invece siamo stati bravi a pareggiare subito e metterla ancora in carreggiata. E ripeto, il primo tempo tra le due squadre mi è piaciuta di più la Feralpi. Nel secondo tempo abbiamo preso gol dopo due minuti, non lo so, tre minuti. Ecco, nel secondo tempo, dove ci poteva stare il nostro calo, perché veniamo ancora da un periodo dove non siamo ancora brillantissimi, si è visto nel secondo tempo soprattutto. Tutto più difficile, e forse l'unico episodio favorevole è proprio questo qua del 90esimo, che ci ha permesso di pareggiare una partita che obiettivamente, quello che ho visto io sul campo, proprio per l'amor di Dio, quello potete vederlo tutti, e tutti possono capire di calcio, non avremmo meritato di perdere, ecco, questo è quello che ho visto. Forse il problema maggiore è quella disattenzione che c'è nei momenti sui calci d'angolo. In questo momento qua paghiamo troppo caro il primo angolo, adesso non so, ha fatto gol in sforbiciata, non lo so. Di tacco. Ecco. Difensore di tacco. Va bene, di tacco, perciò ti ripeto, il secondo Magnino era attaccato all'uomo, quell'altro è stato molto bravo, sicuramente, però ecco, io l'errore lo concepisco come Magnino staccato dall'uomo e lui gol di testa, questo non lo concepisco come un vero errore. Magnino ha fatto il suo, probabilmente non è stato scaltro, come si dice, probabilmente se ci fosse stato un difensore vero, di marcatura vera, probabilmente l'avrebbe limitato, ecco, di più. E pagato caro, e questa è la verità. Poi abbiamo fatto più fatica al secondo tempo, vero, che siamo calati, vero. Ci abbiamo creduto fino alla fine, perlomeno, questo è il bicchiere mezzo pieno. Mister, cos'è la cosa più positiva e la cosa invece che le è piaciuta meno oggi? Quella positiva è il risultato finale, perché non potevamo permetterci di perdere. Perciò, ecco, ripeto, magari può essere anche un segnale positivo, non tanto il un segnale che possa girare anche a favore nostro. Quello che mi è piaciuto meno sicuramente il secondo tempo, perché è vero che hanno fatto il 2-1, dopo due minuti avrebbe ammazzato chiunque probabilmente, però mi aspettavo una reazione migliore, però in quel momento qui probabilmente le gambe non sono ancora mille e si è visto, perciò è inutile che stiamo qua a parlare di cosa potremmo fare. Il primo tempo abbiamo retto discretamente bene, abbiamo fatto delle buone trame, anche se non ancora velocissimi. Il secondo tempo abbiamo fatto fatica, abbiamo corciato meno in avanti, siamo stati più lunghi e abbiamo subito qualcosina in più, che in verità poi è stato un contropiede convinto che ci ha tenuto in vita. Questo mi ricordo delle loro occasioni. La scelta di mettere Rinaldi in panchina è una scelta? Nessuna bocciatura. Venivamo da 4 gol e ho preferito avere un giocatore più marcatore che iniziazione, solo quello. Non c'è nessun. Poi i cambi invece nel secondo tempo, tutti insieme, tre cambi. Sì, eravamo sotto, abbiamo detto qualcosa che ci poteva dare qualche sprint in più, e Mauri qualcosina ha fatto a parte il gol, che sai, non valuto solo il gol, ma si è mosso un po' perlomeno, ha dato un po' di casini, è stanco, ha fatto il suo, perché ormai la partita era indirizzata e loro erano tutti dietro, ripartivano solo in contropiede. È stato bravo sull'azione del gol, perché la sponda è stata sua, perciò. Cosa positiva che i ragazzi che sono entrati hanno dato il loro contributo per pareggiare la partita. Si è sempre di vedere però la Ferrari dello scorso anno in certi progetti. Squadra che spinge, tiene palla e poi lascia molto spazio agli avversari. Prima le grandi lo scorso anno, durante il campionato, però l'hai seguito ovviamente. E tante volte è successo questo di vedere possesso palla, stare lì davanti a prendere non lo so, ne ho viste tante l'anno scorso. Penso che quest'anno forse nel fraseggio si riesce a fare qualcosina di meglio, questo è un mio pensiero, poi non lo ripeto, però come hai detto tu è la dimostrazione che poi quando arrivano le due palle in aria, in quel momento qui paghiamo troppo per una disattenzione o per bravura dell'avversario, sta di fatto che hanno fatto tre occasioni e ha fatto due gol. Sarà il momento, non lo so, il calcio anche questo qui, probabilmente sicuramente non siamo brillantissimi, quello lo vede anche un cieco, cioè
anche se il primo tempo, ripeto, qualcosa di buono la squadra invece a me è piaciuta. Dovevamo arrivare là con lo fraseggio, siamo arrivati là, loro tutti dietro, è anche difficile giocare, anzi ogni tanto abbiamo forzato la giocata che non doveva essere forzata, invece doveva essere tenuta ancora, e invece l'abbiamo forzata e loro si sono difesi soltanto, perché non ricordo un tiro forse da lontano, due cross forse, però obiettivamente non ricordo granché del Rimini nel primo tempo. E questo, da un certo punto di vista, mi era anche piaciuto. Poi lo so che prendi gol e rivivi certi fantasmi che hai già visto la settimana scorsa, non riesci a recuperare, non sei ancora cattivo in certe frangenti. Arriveranno tempi migliori, probabilmente, ripeto, il risultato finale ci possa essere di buon auspicio per un po' di fortuna, ecco, perché il momento qui di fortuna l'ho vista soltanto alla fine, nel 92esimo, quando mi ha fatto gol. Un punto in due partite, però c'è il rischio di fare un campionato di corsa, è vero che siamo all'inizio, però verissimo, verissimo, anche noi era in programma di fare più punti perlomeno, ma sapevo le difficoltà, perché chi pensa che la Ferrari sia lo squadrone da battere probabilmente si è ricreduto, perché non che Rimini, secondo me Rimini è una squadra che farà un buon campionato, ma non è al nostro livello, questo è il mio pensiero. Adesso ha dimostrato di esserlo perché ha pareggiato, ma tra le due squadre sicuramente la Ferrari è qualcosa in più, ma secondo me l'ha anche dimostrato in certi frangenti. Ma purtroppo quando ti incontrano vanno più forti di te, in quel momento qua stanno anche meglio di te. Probabilmente no, la Reggiana, parlo della Reggiana in sé, perché questi qua non hanno dimostrato di stare meglio di noi, almeno un pochettino meglio secondo tempo, quando noi eravamo in recupero. Però mettono qualcosa in più per far vedere, per far bella figura contro la squadra che in teoria è una delle pretendenti a arrivare là davanti. Perciò tu in quel momento qui non sei ancora in grado di tenere il pallino del gioco per 90 minuti e alla prima occasione sei castigato, forse anche troppo per quello che hanno fatto, perché io, se avessero vinto oggi, non lo so, io accetto la sconfitta, no? Nella nostra magari cattiva gestione, non lo so, degli episodi, ecco, forse quello, non ancora al massimo, però avrei rosicato, perché non meritavo di vincere, ma di perdere probabilmente è l'ultima cosa che avrei visto in una partita così. Fisicamente? Beh, sicuramente, ma manca ancora una buona percentuale. Abbiamo lavorato tanto sul fondo, perché anche lì abbiamo anche avuto poco tempo per lavorare, secondo me, perché con tanti amichevoli e un po' di spostamenti. Tanti sono arrivati un po' in ritardo, perciò hanno bisogno di lavorare. Adesso dovremmo fare un lavoro un po' più brillante, sicuramente da qui in avanti, quello sicuro, perché così non basta, cioè così non è brillante, così è corso. Che secondo me la squadra ha corso anche tanto, però con poca brillantezza, questo è vero, cioè, è innegabile, non nascondo niente di strano. Con poca brillantezza, che poi si produce anche poca brillantezza tecnica, scusa. Che non è poi quello sì, che vuole essere, perché non tutti gli altri. Per tratti sì, è appunto un buon palleggio, però senza quell'accelerazione ultima che potrebbe l'uno contro uno, l'ultimo passaggio, non so, sì. Sì. Sì, perché loro, ma l'ho chiesto io ragazzi, perché loro erano tutti dietro e piuttosto che forzare la giocata in avanti per sperare la metto dentro, andava girata, infatti il gol è venuto anche da quello per me, secondo me invece sono stati anche bravi sotto un certo punto di vista, per me andava fatto anche di più, questo è il mio pensiero, perché loro erano dietro, non riuscivi a accelerare uno contro uno, dovevi farlo molto prima se volevi farlo, ma non siamo ancora probabilmente in condizioni per farlo, perfette per farlo, ecco. Perciò siamo arrivati con due contro un laterale col terzino o con l'interno, li abbiamo spostati da una parte, siamo riusciti a entrare dall'altra parte con un cross dalla parte opposta e una chiusura. Questo abbiamo cercato di fare, perché loro al primo tempo erano, si difendevano bene in 11, in 10, perché gli attaccanti venivano sotto palla, andavano a pressione del nostro play, perciò nonostante tutto io al primo tempo ho visto qualcosa di buono della Ferrari. Vi ringrazio. No, mi sono staccato dal primo palo, ho letto la traiettoria e diciamo che mi è venuto spontaneo andarci così. Altre soluzioni non le avevo pensate. Sono contento perché comunque questo ha portato il vantaggio, sono un po' più dispiaciuto perché hanno subito pareggiato dopo pochi minuti. Poi abbiamo avuto una buona reazione, soprattutto secondo tempo, abbiamo preso diciamo un po' più in mano il gioco. Abbiamo trovato la vittoria e sono molto dispiaciuto per il finale. Dopo il gol sei subito andato verso la panchina?
Sì. Sì, perché io comunque se sono tornato nel professionismo lo devo soprattutto al Rimini, allo staff e soprattutto al mister che ha creduto in me, quindi devo ringraziarlo. Poi comunque c'era la mia famiglia in tribuna e tanto ne ho approfittato per salutare. Tu hai giocato lì? Io sì, io sono partito, ho fatto il giovanile all'Inter, poi ho giocato in C1 alla Reggiana, poi per motivi personali ho rescisso quando è nata mia figlia e dopo ho fatto eccellenza vicino a casa, ho fatto un po' di anni così di stabilità, ho fatto Fidentina, Lentigione, comunque forse il vizio del gol è venuto da lì perché giocavo a centrocampo. E... Sì, di Emiliano. Sì, sì, lo conosco bene Emiliano. È finito Tarano? Smesso. Sì, ma osservatore? Non lo so, perché abitiamo vicini a Mantova. Come è stato trovarsi di fronte, cioè la passata stagione, io promozione? Promozione, sì, l'anno scorso. Trovarsi di fronte a Caracciolo? Sì, diciamo che non sono uno che soffre abbastanza queste cose, c'è la pressione, diciamo che ci sono già stato nel professionismo, quindi so cosa vuol dire. Adesso essendo magari un po' più grande ho anche magari una consapevolezza maggiore nei miei mezzi, quindi so magari di poter fare meglio rispetto a quando ero più giovane. Ma il tuo paese qual è? Io sono originario di Reggio Emilia, Gualtieri, un paesino. Brescello, bravissimo. Invece tornando sulla partita, Rimini ha fatto una bella partita, c'è un po' di rammarico per il pareggio oppure giusto così, visto che la Scotti ha fatto una campagna di interventi importanti, ha avuto qualche occasione con Petrovic, voi qualcosa? Insomma. Ma giusto così no, perché comunque secondo me il secondo tempo, come ti ripeto, abbiamo fatto una buona prestazione, siamo andati alti a prenderli, abbiamo giocato bene. Ho sviluppato un buon gioco, eravamo andati in vantaggio e prendere un gol così diciamo al 95esimo c'è sempre rammarico perché comunque l'abbiamo diciamo pezzata fino alla fine e prenderlo al 95esimo è una bella pugnalata diciamo. E tu primo gol tra i tuoi? Sì, primo. Come Mauri, anche lui primo. Sì. Per cui siete pari. Abbiamo pareggiato in tutto, dai. Hai una dedica per questo gol? Sì, lo dedico a mia moglie e a mia figlia. Il primo quest'anno. Sempre. Sì, sì. Per non perdere buone abitudini. No? Brava, brava. Più che altro per rifarmi dall'errore del gol di Caracciolo, ho voluto a tutti i costi prima di uscire perché comunque non avevo 90 minuti visto che non ho fatto praticamente più di 2 allenamenti in tutto il mese, saltando tutto il ritiro. Il mister mi ha dato questa grande opportunità e grande fiducia, volevo ripagarlo in tutti i modi, penso che ci sono riuscito, dai. E poi non ha retto. Bravo, infatti sapevo di non reggere più del 70esimo perché comunque era già un miracolo scendere contro una squadra poi così forte in campo e beh, è andata bene. Però è anche vero che potete essere soddisfatti, fondamentalmente facendo un piccolo bilancio dopo due partite di quello che avete fatto, vedere fino a questo momento, per quanto due squadre sì. Che non sono l'ultima arrivata. Infatti sulla carta sicuramente erano due squadre superiori a noi, invece sul campo abbiamo dimostrato che comunque ce la possiamo giocare con tutti. Abbiamo fatto a mio avviso una grande partita, poi il risultato al 95esimo ci ha un po' magari deluso, però bisogna anche dire che davanti avevamo degli ottimi giocatori, quindi fuori casa e già siamo partiti sicuramente con un buon piede anche fuori casa perché l'anno scorso abbiamo fatto veramente male. Diciamo che almeno oggi avete finito con gli applausi dei tifosi che erano venuti a vedere. Sì, infatti. E sono soddisfazioni anche queste qui, non si può pretendere sempre di vincere, in questo caso dai. Io non voglio essere drastico, secondo me alla fine è un buon punto. Sono due dati importanti secondo me per voi, a parte la prestazione di oggi, è cominciato con la vittoria alla prima giornata, quest'anno ci sono due attaccanti davanti che probabilmente l'anno scorso non avevate, credo
avessi fatto il secondo Milan marcatore, sì, 4 gol, avere davanti Gerardi e Zamparo, alza il tasso tecnico davanti e poi se il difensore continua a segnare. No, no, infatti noi quest'anno abbiamo aumentato un po' il valore della squadra, e l'anno scorso forse eravamo anche troppo giovani e inesperti, perché comunque la categoria non erano tanti ad averla fatta. E abbiamo loro due che stanno facendo veramente benissimo, e in più abbiamo Petrovic e Ventola che sono due ottimi giovani, più Arlotti che può sempre fare anche altri ruoli. No, siamo una squadra competitiva e sotto tutti gli aspetti, quindi dobbiamo crederci. È un campionato difficile, e troviamo delle corazzate come questa qua che, cioè, se vai a vedere la rosa è incredibile, e quindi bisogna che facciamo questo tipo di partite. Ecco. Hai detto Scappi che non può rubarti il difensore Bomber, l'hai fatto già presente. Più siamo meglio è. Che lui oggi ha fatto un gran bel gol. Sì, sì, un bellissimo gol ha fatto, di tacco a fil di palo, quindi no, io sono contento. Almeno non noto quella pressione, capito? E dai. Il duello con Caraccio invece? Un bel duello, l'avevo fatto un sacco di anni fa, lui non si ricorderà sicuramente, io ero a Teramo, era una Team Cup, lui era a Brescia, e comunque è sempre bello incontrare questi giocatori, perché comunque hanno una marcia in più, si vede dal fatto che io penso di avergli fatto toccare solo quella palla lì e mi ha fatto gol, quindi... sono contento di essermi rifatto con quel gol, se no mi sarei portato a casa un bel magone, però è bello. Non ti teneva però la marcatura sul gol? No, infatti lui sarà soddisfatto comunque. Sì, esatto, prima partita tra i professionisti e primo gol. Sono contento per il gol, un po' meno per il risultato finale. Ma un'emozione sinceramente particolare non l'ho avuta, sono sincero. Volevamo recuperare in tutti i modi e è stato più di rabbia che emozionante. Sì, beh, è sempre bello. Sì, sì, è sempre bello segnare comunque, qualsiasi sia la categoria. No, io l'ho vista in modo diverso, l'ho vista in maniera differente. Ho visto una squadra che ha giocato per 90 minuti, concedendo a Rimini veramente poco, niente, oltre i due calci d'angolo dove sono stati presi due gol. E poi ho visto una squadra che ha recuperato il risultato con grande determinazione. Però 95esimo, mancavano 10 secondi alla fine. L'importante è averlo recuperato. E io lo vedo così. Dedicato a? Il mio gol? Lo dedico a mia mamma e mio papà che oggi erano in tribuna entrambi, e è stato bello per questo. La tua esultanza? La mia esultanza me la porto appresso dallo scorso anno, e è una cosa che sta a significare per i vari infortuni che ho avuto. Molte persone hanno avuto da ridire e questo sta a indicare... È un binocolo, ok. Cioè guardatemi meglio. Bravo, sì, esattamente. Non il gufo. No. Sembravi un gufo. No, quello è interpretazione, il mio è un binocolo. Un punto in due giornate però è poco, possiamo dire. Noi stiamo lavorando molto, stiamo facendo, tra virgolette, il possibile. Prima o poi il lavoro pagherà e usciremo. Pensavi di poter giocare oggi, visto che... Davanti c'è molta concorrenza di comunque giocatori importanti per la categoria. Io, come ho detto a voi due in settimana, cercherò di farmi trovare pronto quando mi chiamerà in causa il mister e cercherò di metterlo in difficoltà. Questo è quello che sto cercando di fare. Stanco, colpo di testa. Colpo di testa di stanco e indirizzato in centro area, e io mi sono sinceramente è venuto istintivo, nel senso mi sono immolato sulla palla per cercare di colpirla prima io del loro difensore, e fortunatamente sono riuscito a semi girata,
buttata, cos'è? Una mezza buttata lì, io mi sono proprio lanciato, una mezza rovesciata, mettila così. Io ho cercato di anticipare il loro difensore nel metodo migliore che potessi fare. Fortunatamente l'ho colpita anche bene, e andata in porta. Differenza rispetto al campionato scorso, un altro pianeta? Sì, un altro pianeta no. La bravura dei giocatori sì, nel senso che comunque c'è quella frazione di gioco in meno, di tempo in meno, che comunque tra virgolette ti frega. Giù sei molto, in Serie D sei molto più libero rispetto a qua, però è la categoria, nel senso più sali più comunque è difficile. Le statistiche sue in questo caso spero siano non rispettate, diciamo così, come verbo. No, nel calcio succedono questi momenti un po' difficili, però devo dire che ne ho viste tante, quindi siamo memori anche l'anno scorso di alcuni periodi difficili. Ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo cercato sempre di reagire. E poi, insomma, i numeri lo hanno dimostrato, è stato un anno in cui ci ha visto arrivare sicuramente molto tosto e pesante, però siamo arrivati in una semifinale, poi sapete che siamo usciti, c'è anche il rammarico di aver avuto anche dei giocatori molto forti, infortunati, soprattutto nelle due gare con la Triestina. Il fatto di aver recuperato al 95esimo è incoraggiante o è deprimente il fatto di essere stati costretti in extremis a recuperare? Ma io credo che sia un segnale molto bello, un ragazzo che è arrivato quest'anno dalla Serie D, quindi sono contento di questo aspetto. È chiaro che perdere probabilmente anche, diciamo, per la mole di passaggi di gioco sarebbe stata una beffa. Poi non voglio dire nulla perché Rimini ha fatto una buona partita, noi non siamo ancora brillanti e quindi ci auguriamo a breve di ritornare a fare la Feralpisalò che conosciamo. Non voglio dire altre cose perché poi gli alibi sono il primo a dirlo, l'ho anche scritto a caratteri cubitali anche nei miei testi, che gli alibi non esistono, nel calcio sono zero, quindi non è che sto a raccontarvi tutti gli alibi del mondo. Diciamo che dobbiamo continuare a lavorare e prepararci al meglio per la prossima partita. Ma abbiamo giocato molto sulle corsie esterne, quindi devo dire che sia Zambelli che Contessa, insomma, c'è stato molto fraseggio, molto palleggio, poca incisività. È sembrato palese anche questo, una squadra che, diciamo, palleggia meglio ha verticalizzato poco. Sono anche contento per il gol di Caracciolo, perché devo dire che alcuni singoli mi sono piaciuti. Caracciolo ha fatto veramente un bel gol, l'ho visto bene, ci auguriamo di vederli in tanti in forma a breve, quindi sicuramente per la trasferta di Fermo di domenica. Mauri è quello che aveva fame negli occhi. Sì, Mauri era un... sì, abbiamo seguito tanti ragazzi di Serie D con gli scout, noi li seguiamo tutti. Questo ragazzo gli abbiamo dato, diciamo, il sogno di poter almeno una volta andare nei professionisti, e diciamo che ha bagnato l'esordio in casa con un gol di rapina. Ma è un ragazzo che vede la porta, non a caso credo che abbia fatto sempre doppia cifra in Serie D per tanti anni, e quindi insomma è una piccola, diciamo, nota lieta dalla giornata, perché è chiaro che volevamo la posta intera e vedere sicuramente un'altra Feralpisalò. Questo è un dato che ci fa riflettere, sicuramente bisogna calcolare che le medie e le statistiche del calcio italiano nostrano, cioè dalla A alla B alla C più il calcio europeo, poi dipende dalle varie annate, comunque i gol su pallina attiva sono sempre dal 30 al 40%, 42%, dipende un po' dalla stagione. Vuol dire un terzo, ecco, in linea di massima, sia fatti che subiti. È chiaro che bisogna essere bravi. Sono stati bravi loro e noi chiaramente sappiamo che dobbiamo crescere anche da questo punto di vista. È un dato lampante, oggettivo. Per quanto riguarda il mercato, la partita di oggi non cambia assolutamente nulla. Ma ci sono, come sempre, siamo pronti col presidente, valuteremo le eventuali situazioni dei nostri giocatori, diciamo quelli che abbiamo in organico, e sostanzialmente anche tutti quelli che vorrebbero venire alla Feralpisalò, che non nascondo sono tanti, ma faremo delle valutazioni tra stasera e domani, che è una giornata full immersion fino alle 10 di sera. D'accordo, lettore, che da un lato forse è mancata un po' di freschezza e è sembrato abbastanza evidente, forse
positiva è che la squadra è riuscita due volte a pareggiare la partita di fronte a una squadra che insomma potrebbe essere un esempio di quello che vi aspetta quest'anno, perché è vero che ci sono 7-8 corazzate, però le squadre sono più importanti e fanno questo tipo di partite. No, sono d'accordo su tutto. È chiaro che è palese che non siamo in condizioni di freschezza al top. Poi, come dicevo prima, il caldo c'era per tutti. Tra l'altro anche quest'anno avevamo anche un campo eccezionale, quindi un campo che permette anche un miglior fraseggio. Quindi direi che di alibi non ne abbiamo. Il girone è molto competitivo, molto tosto, e quindi dobbiamo sicuramente reagire. Paghiamo l'età dei nostri giocatori in questo inizio di stagione contro la freschezza degli avversari? Ma io sinceramente, se vedo Zambelli correre così o lo stesso Caracciolo, sinceramente no, io credo che, diciamo che i nostri esperti hanno un vigore atletico notevole, quindi è vero che sono esperti, però devo dire la verità, ho visto anche giovani che magari fanno fatica, quindi è tutto relativo. Quando uno è anche maturo ma è un atleta e quindi si alimenta bene, ha delle condizioni di riposo da atleta giusto e professionale, problemi non ce ne sono. Direi che lavoriamo tanto, ecco, questo sì, probabilmente mi auguro saremo in forma per domenica prossima, questo è sicuramente l'obiettivo.